Macho Camacho. Ma che tra l'altro fa la visita guidata, perché era già qui stamattina, poi si è fermato. Martinez, c'è cazzo da fare oggi, complimenti. Adesso mi stanno facendo fare il tour, c'è anche il pullman, sto facendo tutta la visita guidata, finisce stasera. No, infatti dopo vieni un po' Nastyland, sai che quello è il momento goliardico della giornata. Tra l'altro vogliamo ricordare che Francesco è arrivato da noi in radio un paio d'anni fa, è l'unico che durante questo periodo ha fatto due cose. La prima è ha cambiato la voce. E da bambino è diventato uomo. E poi è diventato signorino. Sì, finalmente. È arrivato il menarca, come si dice nel termine tecnico. E Sandy lo sa perché è del campo. E io guarda, non vorrei commentare. È arrivato il menarca. Ermenarca. Ma non è Ermutanda. E invece sono ancora meglio. Ermenarca. Allora abbiamo altre due donne da Trentelode. Abbiamo Irene ed Elena, che se non sbaglio sono sorelle. Sì. Hai visto? Parlano in sincro. Sì, però coro, una da un microfono e una dall'altro. Voi prego, ragazzi. Siete? Siamo di Dello e siamo due tecniche del restauro. Wow, allora Dello innanzitutto in provincia di Brescia. Tecniche del restauro, perché esattamente cosa fate? Restauriamo statue, altari, affreschi. Ma ci avete lavoro? Sì, certo. Oh, pazzesco, ragazzi, veramente. No. Sani, c'è sempre da restaurare. Sì, ricordati, sì. Non sai se ti pagano, non sai dove andrai a lavorare, ma da restaurare c'è in ma Italia. Ma vi pagano? Vi pagano? Sì, la ditta di famiglia, quindi. Però aspetta, ferma. Bisogna vedere la ditta di famiglia da chi prende l'appalto, cioè che poi si prende, credo, dai comuni o da enti private molto. Sì. Quindi è loro che poi non pagano, o pagano dopo anni. No, ma io dico questo, sono rimasto stupito, perché solitamente abbiamo qua ne passata di gente che magari studia per diventare restauratrice, eccetera, eccetera, e solitamente non trovano lavoro. Voi ce l'avete perché la mamma o il papà facevano fondato, questa cosa. Ha fondato l'azienda nel lontano 1900 e poi quando... Ecco, sì. Debbie, se non ci sfondi il monitor... non servono tutti i monitor, qualcuno è optional. Va bene, comunque, allora, due sorelle che fanno... Cosa avete restaurato da poco? Statue. Ho capito, ma... Un compianto, aspetta che faccio la statua del compianto. Va bene. Il compianto dove stava? È a Crema. A Crema, ma dove? Cioè, era in una chiesa? In una chiesa, sì. Oh, quindi che succede? Che voi, come funziona esattamente? Funziona che si fa il trasporto, si fa una gara d'appalto. Cioè vi chiama il pre... Ah, cioè, gara d'appalto. C'è la gara d'appalto. Okay. La chiesa in questo caso è okay. Gara d'appalto. Noi dobbiamo restaurare questa statua del compianto. Sì. Che è tutta piena di smog, tempestata di caccole. Non lo so, che cosa c'hanno addosso? Sporche. Sì. Ormai Ridipinte. Ok. Quindi, chi costa meno lo prendiamo, questo... Non proprio chi costa meno, dipende. E come fanno a valutare chi anche è meglio? A livello della qualità... E come fanno a sapere? Insomma, ci sarà uno storico, ci sarà un... Voi avete fatto un altro compianto in un'altra forza. Parte, quindi forse... una cosa del genere. Insomma, come in tutte le cose, non è che... Anche perché non è che ti fa... Non è che ti costa meno e poi in realtà è quello che lavora meglio. Esatto. No. Anzi, solitamente no. Dovrebbe essere contrario. Quindi si valuta il rapporto qualità-prezzo. Sì. E voi che fate? Cioè proprio, quindi voi avete preso questa statua e voi vi mettete lì, e, cioè voi due proprio? Sì. Quindi ridipingete? No. Togli... Rullo? Togli il colore. Diamo una mano alla statua? Sani. Ho capito. È un po' diverso. Togli la cera, metti la cera, quindi togli il colore e rimetti il colore. C'è bisogno di tanta esperienza, diciamo così, sì? Dai. Sì. Beh, voi siete giovanissime, sì. Quindi quanta esperienza avete? Beh, io ho 5-6 anni. Insomma, quindi... Chi è la più grande di voi due? Io. Te. Che sì, tra l'altro è anche Irene. Mamma. Irene è anche madre. Sì, di un bambino di splendido di 4 anni che si chiama Diego. Splendido. Fantastico. Tutto da verificare. Ogni scarnafone è per la mamma sua. Si fa presto a dire, ma perché tutti dicono, ma che bel bambino, ma che bel bambino. Pensa. I brutti, Irene. Da grandi, da dove, da dove Irene, escono? Irene, pensa che lo dicevano anche da bambino a Sani, dicevano, ma che bel bimbetto che piaceva. Poi nel tempo c'è un po'. No, scherziamo. Come si chiama il figlio? Diego. Salutiamo Diego, naturalmente. Tiene un nome importante, Diego. Che l'avete dato proprio in onore, giusto? L'ha scelto suo papà. Infatti, no, in onore quindi... di... Maradona. E lo sapevo, Diego Armando Maradona. È vero? È il Boca. È vero, ragazzi. Quello è un nome, Diego. Diego Armando, cioè che sei. Diego Armando. Oppure Javier. O proprio in terza battuta José. Questi sono i tre nomi da dare ai figli. Certo. Elena, tu invece non sei madre? No. Per il momento ancora no. No, l'hai detto con una, come dire, ma non figurati ancora. Se. Cioè, può capitare? Può capitare. Sì, può capitare, ma... Beh,
Ma cosa? Quanti anni hai? Quanti 22. Anni hai? 22, ancora presto, dai. Può capitare. Beh, in realtà poi tu l'hai avuto, che tu hai 21-22 sì. anni. È capitato. Che, no, ma guarda che, allora, attenzione, perché qui scatta una cosa importante, perché la nuova, adesso, moda, non si, è brutto chiamarla moda. La però, nuova moda. Al giorno d'oggi i figli o si fanno molto giovani o si fanno, tra virgolette, molto vecchi. Cioè nel senso, da vecchi. Sopra i 40 anni, cioè non c'è più la via adesso, di mezzo. Adesso non voglio entrare nel merito, però ha ragione Sani. Stavolta ha ragionissimo. Cioè, o li fanno quelli di 21-22 anni, oppure li fanno dai 40 in su. Cioè non c'è più la via, non si, come dire. Non ci sono più le mezze stagioni. Più o meno qua. Mi ha sempre detto che sta cosa, non c'è più le mezze stagioni. Esatto. E quindi io e te abbiamo ancora speranze. Ma no, noi adesso siamo rientrati nel periodo in cui potremmo, come dire, diventare genitori. Siamo tornati ad essere dei cavalli. Sì. Oddio. Cosa vorresti dire? Chi è che ha detto oddio? L'hai detto te? Siete ritornati super giovani. Cavalli da morto? No, Charlie Chaplin ha avuto un figlio a quasi 90 anni. Io lo dico, c'è speranza. Beh, anche Mike Buongiorno, l'ultimo che ha fatto ne aveva quasi 80. Voglio dire. Va bene. Quindi vabbè, salutiamo, quindi se un domani qualcuno di voi avesse bisogno di un figlio, no, di restaurare torniamo a bomba, di restaurare la statua che è a casa, perché per esempio Nasti ha almeno due mezzi bronzi. Certo, io allora uno di Giulio Cesare, due mezzi busti di bronzo, uno di Giulio Cesare proprio sull'entrata così, il secondo di Giuseppe Mourinho invece, cioè, in salotto. Parte gli scherzi, voi non lo sapete perché la notizia l'abbiamo data ieri, però quest'anno si festeggiano i 10 anni di Nastyland, quindi voglio dire, hanno fatto, mi sembra al minimo un mezzo busto in bronzo così come regalo. Hanno fatto dei progetti per cercare di capire cosa si può realizzare per questi 10 anni. Io ho proposto una scritta: Nastyland The Decade, sì, esatto, con il mio mezzo busto in bronzo così. Bello. Perché e poi guardate... festone. E poi festone. E poi festone. Vedi che no, ma ragazzi, ditelo piano. Perché guarda che c'è gente che sta uscendo dall'autostrada, non sta più veramente. Guarda qui sotto, tra poco. Capannelli di gente, vedrai. Capannelli di gente con scritto 10 anni di Nasty. Anzi, per l'estate stiamo già organizzando anche la crociera. Esatto, esatto, no? Esatto. Modo, no? Sul fiume Chiese, Sabbio Chiese Bobarno. No, pensavo ai Caraibi. Va bene, dai. Grazie a Irene ed Elena, e tra poco continuerà il Viva Open Day.